sono un pelo diverso. Ma sapora questo stasera vedrai. Provate a partire lentissimamente adesso fino a quando cambia la nota. Sì, qua siamo. Come stai? Io sono Andrea Thomas Gambetti e come si sente dalla voce sono al basso del gruppo. Facci una nota bassa. Io sono Paolo Bellani e passo da queste note qua a queste note qua. Oh. Io sono Diego, sono ventriloquo e quindi non muovo la bocca abitualmente, ma emetto dei suoni. Non ho ancora ben chiaro da dove, però emetto dei suoni, quindi sarà una sorpresa dopo. Va. È muto. Siamo il cantante più intonato del gruppo. Credo ci abbia appena mandato a quel paese. Io sono Filippo e canto col Bluetooth. Col Bluetooth. Fermo, non attacco. Le dinamiche del gruppo stanno cambiando, cammin facendo anno dopo anno. Quindi stiamo cambiando, siamo dinamici ed utili e questo ci permette di essere ancora presenti nonostante le inefficienze del cervello di alcuni. La dieta mia? La dieta degli alti e bassi. La dieta degli alti e bassi è variegata. C'è chi mangia anguria intera, lui per esempio. Inghiottita senza masticare. Lui per esempio mangia acciughe per il lungo e basta, non senza farle piegare così. No, io non mangio le sue cose. Lui. Vabbè. Io evito le cose che creano acidità. No pomodoro, no menta, no cioccolato, no caffè. No vino. Non vita. La dieta digiuno è la migliore. Digiuno. Tra un pasto e l'altro, digiuno. Io mi alzo la mattina e faccio una colazione abbondante, poi però digiuno completamente, zia, non tocco niente fino all'ora di pranzo. All'ora di pranzo mangio pranzo primo, secondo pranzo ricco, poi però digiuno totale fino all'ora di cena. All'ora di cena mi concedo una cena lauta perché il digiuno è stato lungo, dopodiché basta fino alla mattina. Ecco, nonostante tutti questi digiuni non riesco proprio a dimagrire. A me quello che fa venire le note basse sono le patatine. Quella volta che eravamo alle grotte di Pertosa in Campania e dovevamo cantare prima di un concerto di De Gregori e nel camerino trovammo di tutto, alcolici, birra, cose incredibili che noi non usiamo a dire la verità, però poi c'erano dei sacchetti di patatine. Io quel giorno lì, essendo estate, avevo sudato molto eccetera, quando c'è molto caldo a me succede che possono andare via le note basse di colpo. Ho preso dal sacchetto un paio di patatine e le note basse mi sono tornate. Lui le vuol bene, tanto tanto bene, la porta a spasso tutti i venerdì, giunti nel parco dove c'è il laghetto, ricomincia a stringerla e baciarla con passione. Ma quando siede sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardar di sotto, spera sempre che tu cada giù. Giù, però le vuole bene, tanto bene, però le vuole bene, tanto bene, le vuole tanto bene, tanto bene. Bene da morir, la 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 la